DEGIRO è un broker online, o per essere più precisi, una società di intermediazione finanziaria con sede ad Amsterdam, fondata nel 2008 da un gruppo di ex dipendenti di Bink Bank. Conosciuto come broker online che permette di investire e fare trading con bassissimi costi su azioni, ETF, obbligazioni, fondi, indici e molto altro ancora, in questo video voglio condividere con te quella che è la mia recensione di DEGIRO, oltre alle caratteristiche di questo broker, costi, commissioni, informazioni utili e le opinioni di chi sta già utilizzando DEGIRO per fare trading, per investire oppure per acquistare ETF per fare un piano di accumulo. Prima di farlo però io ti chiedo come sempre di aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e mettere un pollice in su a questo video. Se vuoi supportare inoltre la crescita di questo canale puoi iscriverti ed attivare la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video che verranno pubblicati. Basta visitare la homepage di DEGIRO, trovi il link per entrare su DEGIRO in descrizione per vedere subito quali sono i principali punti di forza di questo broker, di questa società di intermediazione. Sin dalla home page, infatti, è possibile leggere: investi a modo tuo con commissioni incredibilmente basse, proprio come gli altri 2 milioni di nostri utenti. Oggi DEGIRO si definisce la piattaforma di investimento leader in Europa. Ed in breve, questo broker si caratterizza per il deposito minimo a partire da un solo centesimo e poi per la regolamentazione AFM, FCA e Consob, e ancora per i 2 milioni di clienti che utilizzano DEGIRO, per gli 86 premi ottenuti, per la sua licenza bancaria e ancora per l'Accademia dell'Investitore, una piattaforma dove sarà possibile conoscere quelle che sono le basi dell'investimento e avvicinarsi al mondo del trading e degli investimenti, ed il blog all'interno del quale si trovano approfondimenti, news, comunicazioni interessanti per chi vuole capirne di più sul mondo della finanza, degli investimenti e del trading. Inoltre, come viene spiegato sul sito ufficiale DEGIRO, ci permette di aprire il nostro conto DEGIRO per cominciare ad investire oppure semplicemente per studiare il mondo degli investimenti in soli 10 minuti attraverso una procedura guidata semplicissima e che non richiede nessun deposito minimo. Operativo in Italia dunque dal 2015, DEGIRO elenca fra i suoi punti di forza, oltre quelle che sono le commissioni bassissime rispetto ad altri competitor, la velocità di esecuzione degli ordini, la semplicità d'uso, la possibilità di investire su più di 50 mercati differenti, l'Accademia dell'Investitore e poi ancora zero costi di ritiro, e dall'1 agosto 2022 non è previsto nemmeno un tasso di interesse negativo sui conti deposito denominati in euro. Ma quanto è sicuro DEGIRO? È bene sapere che DEGIRO è autorizzato in ambito MiFID e poi ancora è dotato di licenza AFM e poi ancora il più grande broker online di esecuzione in Europa con una propria licenza bancaria. E poi ancora è una delle 160 maggiori società quotate in Germania. Infatti dal 21 dicembre 2020 Flatex DEGIRO AG è quotata alla SDAX. DEGIRO inoltre è sottoposta alla supervisione dell'autorità tedesca di vigilanza finanziaria, la BaFin, ed infine è autorizzata da Consob ad operare in Italia. Non bisogna dimenticare poi che fino a 100.000 euro il denaro non investito è protetto dal sistema tedesco di garanzia dei depositi. Quali sono dunque in breve le caratteristiche di DEGIRO? Come dicevo prima, con DEGIRO come broker, come piattaforma di investimento, si ha la possibilità di accedere ad un grandissimo numero di prodotti finanziari, fra cui più di 50 mercati in 30 paesi, 5.000 ETF, di cui 200 senza commissioni, 1.000 titoli di Stato, futures, azioni, fondi, obbligazioni, opzioni e criptovalute. E per chi non sa nulla del mondo degli investimenti, come dicevo all'inizio del video, c'è l'Accademia dell'Investitore. Di cosa si tratta? Per chi non sa da dove cominciare ad investire, DEGIRO ha creato l'Accademia dell'Investitore. Si tratta di una serie di lezioni all'interno delle quali potremo scoprire come funziona l'investimento, in quali prodotti è possibile investire, quali sono le strategie di investimento più utilizzate, perché è importante cominciare ad investire, oppure come capire che tipo di investitore siamo, cosa è un broker, quali sono i prodotti finanziari di base e quali prodotti
prodotti finanziari complessi. Cosa determina il prezzo di un titolo? Come scegliere la nostra prima azione? E poi ancora tipi di ordine nel trading, ovvero gli ordini limit, market, stop loss e stop limit. Come diluire il rischio con diversificazione, investimenti esteri, media dei costi unitari e tempistica. Come pensare a lungo termine, l'impatto delle commissioni, l'interesse composto. Come investire correttamente in base ai propri obiettivi e ancora la gestione dei rischi e la diversificazione. Dopo aver visto questa panoramica su DeGiro, andiamo a vedere effettivamente come funziona DeGiro. La registrazione è semplicissima e richiede davvero solamente 10 minuti. Ti basterà cliccare sul link in descrizione per accedere a DeGiro ed aprire gratuitamente il tuo conto su DeGiro. Non è infatti richiesto nessun deposito minimo. Seguendo la procedura guidata potrai aprire il tuo conto cliccando appunto su apri un conto gratuito, quindi scegliendo se aprire un conto come privato oppure un conto societario. Quindi dovremo inserire quelli che sono i nostri dati: nome, cognome, numero di cellulare, indirizzo email, e procedere cliccando poi sul bottone si desidera diventare nuovo cliente. Possiamo scegliere a questo punto il nostro nome utente, la nostra password, quindi inserire la data di nascita, il paese di nascita, la nazionalità e poi cliccare sul bottone successivo. Nella terza fase ci verrà richiesto di inserire il nostro indirizzo di residenza e un IBAN. Una volta accettati i termini e condizioni, abbiamo completato quella che è la registrazione, quindi abbiamo creato il nostro account su DeGiro. Come dicevo prima, dunque si tratta di un broker autorizzato MiFID dotato della licenza AFM. La licenza AFM è una licenza rilasciata dall'autorità di vigilanza dei mercati finanziari olandesi ed offre diversi prodotti di investimento ad accesso diretto, fra cui Euronext di Amsterdam, Bruxelles e Parigi, Xetra, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, OMX di Copenaghen e Helsinki e poi le borse di Oslo, Budapest, Atene, Lisbona, Stoccolma, Praga, Istanbul. Inoltre, attraverso il routing Morgan Stanley è possibile accedere alla borsa italiana, canadese e dei principali indici di borsa statunitensi. Per quanto riguarda la tassazione, è importante sapere che DeGiro non fa da sostituto di imposta, ma DeGiro ci offre un facsimile della dichiarazione dei redditi con tutti i dati che dovremmo andare ad inserire all'interno della nostra dichiarazione. Oppure, se non siamo noi ad effettuare direttamente la dichiarazione dei redditi, possiamo prendere questo documento che ci viene fornito da DeGiro e farlo avere al nostro commercialista o ad un CAF. Ma quali sono le opinioni su DeGiro? Personalmente utilizzo DeGiro e la trovo una piattaforma davvero semplice da utilizzare, ben strutturata e chiara. È anche vero che non offre strumenti avanzati o strumenti che sono molto utili ai trader più esperti, ma dobbiamo considerare quelle che sono non soltanto le mie opinioni, ma le opinioni diffuse su DeGiro, ovvero cosa ne pensano tantissime persone che utilizzano questo broker. Come mio solito, dunque, ho fatto una serie di ricerche online e soprattutto ho fatto una serie di ricerche in realtà prima di cominciare ad utilizzare io stesso DeGiro, e sono rimasto piacevolmente stupito dalla quantità di recensioni positive ottenute da questo broker. Non è un caso se oggi si definisce leader in Europa e non è un caso se conta più di 2 milioni di clienti. Fra i punti di forza rilevati dagli utenti, dalle persone che hanno cominciato ad utilizzare DeGiro, ci sono sicuramente le commissioni, che sono davvero vantaggiose. A proposito di costi e commissioni, non ne ho parlato in questo video perché potrebbero cambiare nel tempo, e dunque nella descrizione di questo video troverai tutti gli approfondimenti del link alla pagina dove sono indicati costi e commissioni, sempre aggiornati perché sono quelli pubblicati sul sito di DeGiro. Fra i punti a favore, dunque, all'interno delle recensioni di DeGiro che si possono leggere online, c'è la vastità di strumenti a disposizione e il numero di mercati a cui è possibile accedere grazie a questo broker. Ed ancora un altro aspetto molto apprezzato è l'usabilità della piattaforma, l'interfaccia della piattaforma, ma anche in realtà dell'app disponibile sia per iOS che per Android. Pensa che a dicembre 2022 sono 640 le recensioni pubblicate su Trustpilot che assegnano a DeGiro un punteggio medio di 4,4 stelle su 5 ed una valutazione eccezionale. Fra le recensioni che puoi leggere anche tu su Trustpilot, a me ha colpito ad esempio la recensione di Maurizio, che dice: ottima piattaforma di semplice gestione con basse spese di commissione ed un'ottima operatività con Smart.
smartphone. Per il mercato italiano manca un book a 5 livelli, sarebbe molto importante da implementare, comunque è una piattaforma che consiglierei. Oppure Francesco che scrive: ottimo broker, le commissioni sono le più basse sul mercato e l'app da smartphone è eccellente. Insomma, DeGiro è davvero un broker super consigliato che offre tantissimi vantaggi a chi sta cercando un broker online oppure a chi vuole avvicinarsi al mondo degli investimenti e vuole capirne di più attraverso l'Accademia dell'Investitore oppure il blog di DeGiro. Prima di concludere questo video è molto importante fare un disclaimer su quelli che sono i rischi degli investimenti. Come spiegato, infatti, e riportato anche all'interno del sito di DeGiro, investire chiaramente comporta dei rischi e comporta il rischio di perdere parte o tutto il capitale che abbiamo investito. Investire dunque può essere remunerativo, ma comporta dei rischi. Prima di iniziare ad investire dunque, ci sono appunto una serie di rischi da considerare e soprattutto non dovremmo mai investire il denaro che ci serve, ovvero quei soldi senza i quali potremmo avere delle difficoltà finanziarie. Infine, prima di investire, è bene leggere il documento per il rischio, ovvero le avvertenze sui rischi presenti sul sito di DeGiro Italia. Trovi anche queste informazioni all'interno del disclaimer. Io spero che questa recensione di DeGiro ti sia piaciuta, ti sia stata utile, ti abbia dato tutte quelle che sono le informazioni che stavi cercando su questo broker. Se vuoi raccontare la tua esperienza con DeGiro, se hai dei dubbi, se hai delle domande, io ti invito come sempre a lasciare un commento qui sotto. E poi ancora, se questo video ti è piaciuto, ti è stato utile, ricorda di supportare questo canale mettendo un pollice in su e poi ancora iscrivendoti ed attivando la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che verrà pubblicato un nuovo video. Noi ci vediamo come sempre, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.